Amici sportivi alla visione, immagini dal campo sportivo Posto di Prato la Serra, 12ª giornata del campionato nazionale Primavera Team, trofeo Giacinto Facchetti, derby tra Avellino e Benevento. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dall'Avellino, squadra padrona di casa che schiera K tra i pali numero 1, numero 2 Rescigno, 3 Dragone, 4 Todisco, 5 Bongiovanni, 6 Sgambati, 7 Crisci, 8 Dattilio, 9 Lucignano, 10 Arciello, 11 Cozzolino. In panchina Yusufi, Esposito, Perna, Krivka, Caruso, Federico, D'Acunzo, Pizzi, Paudice, Miranda, Branchi e Saccavino. Allenatore signor Renato Cioffi. Il Benevento risponde con Piscitelli, estremo difensore numero 1, numero 2 Iodice, 3 Sperandeo, 4 Donnarumma, 5 Rutiens, 6 Fusco, 7 Mincione, 8 Crudo, 9 Filogamo, 10 Brignola, 11 Pinto. In panchina Cioce, Martone, Cesarano, Caiazzo, Maisto, Volpicelli, Saccone, Sorgente, Quattrocchi, Ronga, Casaburi e Lama. Allena il signor Giovanni Ignoffo. La terna arbitrale è composta dai signori Fabio Natilla, appartenente alla sezione di Molfetta, e dai signori Pierluigi Mazzei di Brindisi e Gianluigi Di Stefano di Brindisi. Ed ora un minuto di raccoglimento. Tutto pronto per l'inizio di questo match, giornata fredda qui a Prato la Serra, derby regionale nel raggruppamento B del campionato nazionale Primavera Team. Si affrontano dunque i Lupi Irpini contro gli Stregoni Giallorossi, derby che precede la pausa di campionato per le festività natalizie. Nel corso di questo primo tempo l'Avellino attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, Irpini nella classica tenuta verde, giallo-rosso per il Benevento. Prato la Serra è praticamente a metà strada tra le due città, quindi c'è grande attesa anche sugli spalti, c'è un discreto numero di pubblico nonostante la giornata fredda. Sarà il Benevento a battere il calcio d'inizio, Avellino e Benevento che a livello di prime squadre si sono incontrate la settimana scorsa al Partenio Lombardi, è terminata 1-1, la rete di Verdi ha risposto per i beneventani sì. Ma torniamo al calcio giovanile, torniamo a quest'oggi, il Benevento che prova la prima sortita con il lungo lancio di Rutiens, l'anticipo su Crudo, rimessa laterale per i Sanniti, Dragone sulla sfera, ancora Crudo, lo affronta il numero 4 Todisco, il cross di Crudo in piena area, viene spazzata l'area di rigore dalla retroguardia biancoverde, ma c'è Iodice a raccogliere palla per i Sanniti, Brignola, ancora Benevento, Donnarumma, Rutiens, Sparandeo, avanza Sparandeo, il dribbling tentato dai Sanniti, va giù un calciatore beneventano, lascia correre il signor Natilla, si distende l'Avellino con il numero 8 Dattilio, tenta la verticalizzazione Dattilio, tiene palla il numero 8, attenzione ad Arciello, il sinistro, rasoterra di Arciello, la parata di Piscitelli sul rasoterra di Crisci, prima occasione del match, targata Avellino sull'assist Arciello Crisci, il piatto destro del numero 7 biancoverde è stato ben neutralizzato da Piscitelli dopo 1 minuto e 36, la prima emozione di questo derby tra Avellino e Benevento. Rutiens, Avellino che dopo in casa aver fermato, dopo che in casa ha fermato l'Udinese battendola per 3-1, vuole fermare anche il Benevento, ha intercettato Capitan Cozzolino di testa, Rutiens all'indietro a beneficio proprio di Piscitelli, riparte la formazione sannita che qualche secondo fa ha rischiato la capitolazione.
Brignola. Portapalla Brignola, l'intervento di D'Attilio. Rimessa laterale per il Beneventani. È pronto con le mani Iodice. Il movimento di Brignola. La sfera gli viene sottratta, alimenta l'azione per i giallorossi Lutiens, ma allontana Bongiovanni. Prova ad innescare Arciello, duello spalla a spalla con Lutiens. Arciello va giù, calcio di punizione. Non è d'accordo il numero 5 Beneventano con la decisione del direttore di gara di assegnare un calcio di punizione agli avversari. Il rimprovero verbale di Natilla, l'indirizzo di Lutiens. È rimasto giù intanto Arciello. I massaggiatori avellinesi vengono invitati ad entrare sul campo perché Arciello al momento non è in grado di rialzarsi da solo. Speriamo che non si tratti di nulla di grave. Si sta però rialzando Arciello, fortunatamente non c'è bisogno dell'intervento dei sanitari. Calcio di punizione per l'Avellino, va a prendere posizione D'Attilio, resta nei pressi del pallone Arciello. Si allontana il numero 10 dell'Avellino, sarà Bongiovanni a battere il piazzato. Avellino già pericoloso qualche minuto fa con il numero 7 Crisci, che la distanza ravvicinata ha impegnato severamente Piscitelli. La battuta di Bongiovanni, la sfera tagliata. Calcio d'angolo per la formazione biancoverde, si rifugia in corner Sparandeo. Sarà Arciello ad andare a battere il calcio d'angolo. Gli si avvicina Bongiovanni. Arciello lo serve. Ecco Bongiovanni. Non impeccabile il controllo del pallone da parte del numero 5 biancoverdi. Alla fine c'è rimessa dal fondo. Poteva far meglio l'Avellino in questa circostanza. Una manovra priva di logica, a nostro avviso, non ha sortito gli effetti sperati. Può ripartire il Benevento. Benevento che gioca con il lutto al braccio, la morte del padre di Patron Vigorito, ecco perché è stato osservato il minuto di raccoglimento. Ora Cozzolino, il capitano biancoverde, la palla è troppo lunga, Fusco rimedia con il retropassaggio indietro per Piscitelli. Ora si riaccende la formazione sandita, ma solo per un attimo, perché Brignola e il numero 2 Iodice non si intendono. Lutiens spazza in avanti e libera la propria metà campo. Ci sarà rimessa laterale per l'Avellino. Dragone alla battuta della rimessa del fallo laterale. Pallone filtra. Lutiens risolve una situazione difficile. Rimessa laterale per il Benevento. Da Iodice a Lutiens, e col numero 6 Fusco, che guadagna qualche metro, Sparandeo all'indietro per Lutiens. Accenno di pressing da parte di Arciello, il lancio di Fusco, la spizzata di Cescigno all'indietro, nessun problema per K, grande protagonista nella vittoria interna contro l'Udinese. Ha contribuito non poco al successo degli Irpini contro i Friulani. Ecco l'Avellino. D'Attilio. Lo scatto di Capitan Cozzolino, il destro fuori. Altra occasione gol fallita dall'Avellino. Cozzolino di destro ha effettuato un diagonale che però non ha portato il pallone a spegnersi nell'angolino basso alla destra della porta difesa da Piscitelli. Seconda occasione gol per l'Avellino, anche questa piuttosto nitida.
si resta sullo 0-0 quando siamo giunti al settimo del primo tempo. Ora c'è calcio di punizione per il Benevento, bello il filtrante di Dattilio a liberare Cozzolino, lasciato solo dalla difesa beneventana. Buon per i Sanniti che non è riuscito a centrare il bersaglio di destro. La posizione tutto sommato favorevole. Palla di un soffio al lato. Ora attenzione a questa sortita del Benevento. La maglia di Filogamo nettamente strattonata. Corner per i beneventani che ora vogliono replicare alle due occasioni avute dagli avversari. Dalla bandierina numero 4, giallo-rosso, Donnarumma. Nugolo di calciatori in area, la battuta di Donnarumma, la traiettoria arcuata. Va giù un calciatore beneventano. Anche in questo caso il signor Di Natilla ritiene di non dover intervenire. Imposta sgambati per i biancoverdi. Arciello, controllo di sinistro, avanza Arciello alle calcagna di Odice, Arciello semina Odice, entra in aria di destro, conclusione smorzata e poi Piscitelli raccoglie il pallone. Quando si illumina Arciello sono dolori per le retroguardie avversarie. Buon Avellino sinora. La squadra di Cioffi, quando, meno dal punto di vista della prestazione, nelle ultime settimane, quando gioca in casa, rende la vita dura a tutti. Fuori casa purtroppo le cose vanno diversamente. Intanto il lancio di Iorice ha intercettato Dragone. Ancora Avellino che si distende, Dattilio. Alza la testa Dattilio. Bongiovanni è fortunato nel rimpallo, ancora Bongiovanni, non può servire Arciello perché è in fuorigioco, rientra dal fuorigioco il numero 10 biancoverde, poi il pallone gli viene soffiato, lotta con un avversario e alla fine commette fallo, calcio di punizione per il Benevento. Dicevamo Avellino che fuori casa non riesce a fare il risultato, la squadra di Cioffi è reduce dalla sconfitta di Vercelli, 3-1 per i piemontesi. Il finale e il rendimento interno ed esterno dei Lupacchiotti rispecchia un po' quello che è il rendimento interno ed esterno della prima squadra, che raccoglie diciamo abbastanza tra le mura amiche, però fuori casa denota un rendimento disastroso. Rutiens intanto, Fusco cambia gioco, riceve sulla destra Brignola, s'accentra Brignola, la sfera non perviene a Pinto, Dragone s'attarda nel rilancio, su di lui rinviene energicamente Filogamo, Dragone riesce comunque a guadagnare una rimessa laterale, si tocca il naso Filogamo, evidentemente ha ricevuto una pallonata sul volto, momento in cui ha deciso di contrastare col fisico Dragone. Rimessa laterale per i biancoverdi, di testa ancora Dragone, ecco Arciello, appoggio sulla sinistra per Lucignano, il cross in aria, Cozzolino dall'altra parte di testa, rimessa dal fondo, ancora il capitano biancoverde che ha cercato di sorprendere gli avversari rinvenendo dalla destra. Poteva far di meglio stavolta il numero 11 di Cioffi, ricordiamo l'opportunità fallita dal capitano biancoverde qualche minuto fa, il suo diagonale terminato al lato di un soffio. Fusco prova a girarla di sinistro, Filogamo ben neutralizzato, lancio nella metà campo beneventana, Rutiens all'indietro per Piscitelli, palla di ritorno per Rutiens, ora Mincione,
una serie di contrasti. Ecco Arciello, prova a verticalizzare, ha provato qualche dribbling di troppo, alla fine è terminato in un imbuto, la sfera è stata sottratta, tocca il, prova a ripartire il Benevento, duello tra numeri 10, Brignola, Rutiens, riparte la formazione sannita da Fusco, lancio in avanti di Fusco, intercetta Rescigno con calma di destro, palla di nuovo nella metà campo beneventana, di testa con calma Rutiens, ancora Fusco, indeciso sul da farsi, temporeggia il giallorosso, poi cede a Sparandeo, duello tra capitani sull'out di sinistra, Sparandeo Cozzolino, ancora Rutiens, lancio in avanti di destro di Rutiens, di testa intercetta Todisco, ecco Cozzolino, l'anticipo di Fusco su Lucignano, Lucignano anticipa Sparandeo, la rimessa però è beneventana, è lo stesso capitano giallorosso ad andare alla battuta, il tecnico dei beneventani, una vecchia conoscenza del calcio avellinese, Giovanni Gnoffo, ex calciatore dell'Avellino che a Crotone conquistò nel 2003 la Serie B, ricorderete la rete di Sasamarra all'uscita di Crotone 13 anni or sono, e Gnoffo insieme con Simone Puleo aveva eretto un muro invalicabile nelle retrovie, stiamo parlando del 2002-2003. Avellino militava nella loro serie C1 e a Crotone, come dicevamo, arrivò il successo che ci diede la certezza della promozione in Serie B. Il lancio di Cozzolino intanto, il collo pieno di sinistro e palla alta, non se l'è sentita di avanzare di qualche altro metro Cozzolino, ha sentito sul collo il fiato dell'avversario e ha preferito subito la conclusione in porta, la palla alta, anche questa è un'opportunità da annotare, terza chance per il team biancoverde, nessun pericolo sinora corso invece dal portiere avellinese K. Intanto c'è fallo commesso da Bongiovanni ai danni di un avversario, calcio di punizione per il Benevento e stavolta il direttore di gara chiede ai massaggiatori di soccorrere il calciatore. Diciamo di Giovanni Gnoffo, quell'avellino che riuscì a conquistare la promozione diretta in Serie B costringendo ai playoff il Pescara di Cecchini, Pescara che riuscì poi ad approdare in cadetteria proprio agli spareggi, quell'anno l'Avellino era allenato da Sasavullo. Ancora dolorante il calciatore beneventano, siamo giunti al 16° del primo tempo, sempre 0-0 tra Avellino e Benevento, derby campano del raggruppamento B del campionato nazionale Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti, stagione regolare, Filogamo il calciatore infortunato, deve essere sorretto dai massaggiatori per poter uscire dal rettangolo di gioco, vedremo se l'attaccante sannita sarà in grado di rientrare in campo, intanto fase di stretching per alcuni componenti della panchina sannita, Benevento in 10, calcio di punizione dunque per la formazione ospite che prova a creare il primo vero pericolo agli avversari, è pronto Brignola sul punto di battuta, si attende il fischio dell'arbitro che giunge in questo momento, la battuta di Brignola al centro dell'area ha liberato D'Attilio,
rimessa laterale in zona d'attacco per il Benevento, non ce la fa Filogamo. Richiamata l'attenzione dell'arbitro, il Benevento effettua gioco forza, la prima sostituzione sta per arrivare, l'ora di Quattrocchi. Quattrocchi, maglia numero 20, che sostituisce l'attaccante beneventano Filogamo. Eravamo pessimisti sulla possibilità di un suo rientro in campo ed infatti il calciatore è stato sostituito. Il derby di Filogamo è durato 17 minuti. Al suo posto dunque Quattrocchi. Messa laterale intanto per i Sanniti, palla in aria, la respinta di Rescigno, di testa pure Bongiovanni, Cozzolino allontana in maniera energica, Rutiens di testa, Sparandeo ad alimentare l'azione dei giallorossi, erra il rilancio Sparandeo, ne approfitta Cozzolino, Donnarumma in interdizione, prova ad aggirare Lucignano e ci riesce, Pinto. Il cross di Pinto, l'uscita di K impresa, il volo plastico dell'estremo difensore biancoverde, l'appoggio corto per il numero 6 Sgambati, avanza Sgambati, l'appoggio sulla sinistra per Dragone, D'Attilio, Dragone, avanza di gran carriera, poi si scontra con Donnarumma. Ha rischiato l'ammonizione Dragone, ha trattenuto vistosamente il numero 4 giallorosso. Ecco Donnarumma, Fusco, Sparandeo, Cozzolino in anticipo ed ecco Lucignano defilato sulla destra, il duello con Rutiens. Riesce a crossare basso Lucignano, ma c'è Mincione per il Benevento ad intercettare il pallone. Intercetta il pallone anche l'Avellino. Adesso Bongiovanni, D'Attilio, Arcillo, vediamo che si inventa! È una rete stupenda! Un'altra rete da Cineteca! Regalataci dai ragazzi di Cioffi qui a Prato La Serra. 19esimo, l'Avellino è in vantaggio. Il destro magico di Arcillo. Avevamo appena detto vediamo che si inventa! Una parabola imprendibile, stupenda per Piscitelli e l'Avellino meritatamente, a nostro avviso, passa in vantaggio per quanto fatto vedere, per quanto costruito in precedenza. Dunque Arcillo non smentisce la sua bravura, non smentisce il suo talento e porta in vantaggio l'Avellino. 1-0 dunque per la formazione irpina. Luciano Arcillo sta regalando il derby regionale ai biancoverdi. Rutiens, Sparandeo. Vedremo ora quale sarà l'entità della reazione beneventana. La formazione di Ignoffo, per ciò che riguarda il gioco d'attacco, sinora è risultata non pervenuta. Cozzolino. Ancora Cozzolino, Lucignano in posizione regolare, il destro, il raddoppio dell'Avellino, tremendo 1-2 della formazione di Cioffi, Lucignano raddoppia per la formazione bianco-verde nel giro di 50 secondi, la formazione bianco-verde ha colpito ancora, Lucignano raddoppia per l'Avellino, 2-0. Tremendo 1-2. Benevento suonato come un pugile sul ring. Diventa ancora più in salita la strada per la formazione di Giovanni Ignoffo. Immobile all'impiedi. Il giro di 50 secondi. La squadra di Cioffi ha colpito due volte con Arcillo e Lucignano. Fusco. Ribadiamo il concetto che al di là delle prime uscite, a parte le prime uscite casalinghe in campionato, dove la formazione di casa soccombeva anche con punteggi tennistici,
seppur tenendo per buona parte bene il campo, nelle ultime settimane, nelle ultime partite casalinghe, l'Avellino ha davvero reso la vita difficile a tutte le squadre che si sono presentate qui a Prato La Serra. Rutiens. Quattrocchi. D'Attilio ruba palla. Cozzolino. Lucignano. Dragone. Sulle ali dell'entusiasmo l'Avellino. La seconda di Cioffi ora è rinfrancata dal doppio vantaggio. Dragone, ancora Dragone, palla per Arciello, altra conclusione dalla distanza. Adesso Brignola, occhio alla ripartenza del Benevento. Brignola viene fermato dall'intervento di Sgambati, cioè rimessa laterale per i giallorossi sotto di due reti. Rutiens, e in questo momento in classifica il Benevento sarebbe ultimo, perché l'Avellino, se dovesse portare a casa l'intera posta in palio, salirebbe a quota 10 in classifica, superando i cugini Sanniti, che rimarrebbero fermi a quota 8. Calcio di punizione per il team biancoverde. Si è rialzato Cozzolino. 24esimo, 2-0 per l'Avellino sul Benevento. La squadra di Cioffi nel giro di 50 secondi ha colpito due volte, con Arciello che ora è in possesso palla. Entra in area Arciello, serve sulla sinistra Dragone, il cross di Dragone, rincorre la sfera Cozzolino di tacco, prova a servire Crisci. Riparte il Benevento con il numero 8 Crudo, e ha sbagliato la strada Todisco. Messa laterale per i giallorossi, Donnarumma. Mincione. Allontana Sgambati. Di testa colpisce Fusco. Sparandeo. Mincione. Rescigno è in anticipo. E spedisce il pallone in faro laterale. Beneventani che appaiono ancora frastornati dal doppio duro colpo ricevuto qualche minuto fa. Iodice sbaglia, Iodice, ne approfitta D'Attilio. Bongiovanni. Lo scatto di Cozzolino, palla troppo lunga per il capitano biancoverde. Rutiens per il Benevento. Sparandeo, controllo di petto. E poi di sinistro appoggia ancora per Rutiens. Avanza il Benevento. Quattrocchi di tacco a servire Iodice. Brignola. La corsa di Brignola, Iodice. Il cross in aria. Ha salvato sulla linea il numero 2 Rescigno, stavolta ha rischiato il team di casa. Benevento vicinissimo dal dimezzare lo svantaggio. Al minuto numero 26 atterrato Arciello, e ci sarà l'ammonizione per Iodice, primo giallo del match. Il colpo di testa su cui ha salvato Rescigno dovrebbe essere stato effettuato da Mincione. Il portiere K nell'elevazione sul cross di Iodice non è riuscito a toccare la sfera. Palla sulla testa di Mincione, il tocco comodo del numero 7 giallorosso, che aveva fatto quasi gridare al gol. È stato però neutralizzato da Rescigno, che con prontezza di riflessi, con lucidità, ha salvato la propria porta e non ha consentito agli avversari di dimezzare lo svantaggio, di accorciare le distanze.
Ora calcio di punizione per l'Avellino, sul primo di battuta Luciano Arciello, la battuta di destro di Arciello, traiettoria bassa, non è un granché la battuta del calcio di punizione. Poi si scontrano Arciello e Bongiovanni, rimedia Dragone, Bongiovanni, Arciello vince il rimpallo, ancora Arciello, su di lui ritorna a quattro occhi, va giù il neo entrato, calcio di punizione per il Benevento. Donnarumma, Rutiens, Fusco, che ha un po' di campo, può avanzare il numero 6 giallorosso, dribbla abilmente Crisci, ora Brignola, Mincione, Crudo, si chiudono le maglie biancoverdi, di testa Lucignano, Iodice di testa, si riparte da Rutiens, 28esimo, 2-0 per l'Avellino. Poco fa con Mincione il Benevento ha sferrato il gol del 2-1. Iodice riesce ad anticipare Dragone, il lancio di Quattrocchi, attenzione al Benevento, la posizione di Mincione era regolare, è stato bravo Sgambati ad anticipare l'avversario. Benevento che ora sta divenendo più pericoloso, ancora i Sanniti, Mincione, la rete di Brignola al 28esimo e il Benevento accorcia le distanze. Brignola con un tocco da distanza ravvicinata rimette in corsa i Sanniti, ora 2-1 per l'Avellino e il derby che sta diventando avvincente. La formazione ospite dava l'impressione di premere con una certa continuità sull'acceleratore, già in un paio di circostanze si era resa pericolosa. Brignola ha accorciato le distanze e si rianima anche il pubblico di Fede Beneventana qui in tribuna. Fusco, Sparandeo, Fusco, Rutiens, Donnarumma, Fusco, Sparandeo, si lotta, Crisci, comincia a preoccuparsi in panchina, Cioffi, ha rischiato Rutiens, ancora l'Avellino, D'Attilio, prova ad entrare in aria, il tocco sotto di D'Attilio che non ha trovato lo specchio della porta. Stavolta è stata l'Avellino a sfiorare la rete. Il lancio di Piscitelli, Iodice, altra palla gol concessa dalla strega all'avversario. Ora Brignola ha avuto il merito di accorciare le distanze e di tenere vivo il match. Ha errato il lancio Brignola, messa laterale per l'Avellino. Ancora Rutiens, Fusco, Brignola, Sparandeo, accelera Sparandeo. Alla fine però il capitano giallorosso ha finito col portarsi il pallone al di là della riga laterale, ci sarà rimessa con le mani in favore della squadra di casa che sta conducendo ora per 2-1. Gli Spini avevano sbloccato il risultato al 19esimo con Arciello, 50 secondi più tardi il raddoppio di Lucignano, al 28esimo Brignola per i Beneventani ha accorciato le distanze. Ora c'è solo una rete di vantaggio per l'Avellino sul Benevento, ecco Brignola, Donnarumma, Sparandeo, Fusco, Quattrocchi nel cerchio di centrocampo, all'indietro per Rutiens, circolazione della palla per il Benevento a caccia del pertugio giusto, del varco giusto per colpire dalla distanza la conclusione di Mincione, bloccato con sicurezza K. Sgambati, Quattrocchi non trova il pallone, per lui Iodice, altra respinta, ancora Iodice di testa,
una serie di colpi di testa. Prova a mettere ordine Donnarumma, subito accerchiato, riesce a difendere il pallone. Ecco l'appoggio per Fusco, Sparandeo. Si ritorna da Rutiens. L'assist di sinistro di Rutiens, la chiusura di Rescigno, Pozzolino allontana, c'è Fusco. Ora il Benevento dà l'impressione di prendere campo. Ecco Fusco, è libero, lo dice sulla destra, ha sbagliato il lancio Fusco. Arcello ha commesso fallo su Quattrocchi, Brignola, Mincione, era il passaggio, non gli riesce il filtrante per Crudo, sbaglia anche l'Avellino. Il messo laterale per i giallorossi, da Fusco a Piscitelli, Rutiens, il pressing di Dattilio, ancora Fusco, Sparandeo, portapalla del capitano Sannita, Rescigno allontana di destro, il rimbalzo del pallone che favorisce i beneventani, Quattrocchi, Brignola, avanza Brignola per vie orizzontali, appoggio per Crudo, ancora Brignola, ora gioca bene il Benevento, riesce a scoccare il sinistro Brignola, circunnaviga il numero 10 giallorosso e alla fine conquista un calcio d'angolo. 33esimo, emozionante primo tempo qui a Prato La Serra. Il derby Avellino-Benevento sta regalando emozioni, già 3 reti in poco meno di mezz'ora. Tiro dalla bandierina per i Sanniti che vanno a caccia della rimonta, che vanno a caccia del pareggio. Direttore di gara fa ripetere la battuta del calcio d'angolo. Il signor Natilla richiama i contendenti. Un comportamento più consono alle regole. Ecco il calcio d'angolo, ci prova di destro Pinto, reclama il calcio di rigore il Benevento, direttore di gara lascia correre, occhio ai Sanniti, è in fuorigioco Brignola, si è alzata la bandierina dell'assistente di destra del signor Natilla. Crediamo alla involontarietà del gesto del calciatore avellinese. Calcio di punizione per l'Avellino. Rilancio di K. Elevazione di Dattilio. Dragone, ancora Dattilio. Fermato da Donnarumma, riparte Donnarumma, lo insegue Dattilio, la posizione di Pinto è regolare ma K in netto vantaggio e a branca impresa. Invita i suoi ad avanzare, K, classe 2000. Brignola trova la palla, appoggio per Iodice sulla fitta di corpo di Quattrocchi, Iodice, Crudo, il cross di Crudo, la traiettoria al quadra, la respinta di pugni di K e poi svirgola malamente Brignola sulla respinta di pugni di K, la sfera è ricaduta sul sinistro di Brignola che ha provato a caricare il pallone, alla fine ne è uscita una conclusione sbilenca, svirgolata. Ora si distende l'Avellino, rincorre il pallone, Arcillo lo mantiene in campo, sì, riparte il Benevento con Quattrocchi, K con calma guadagna qualche secondo, dà l'opportunità ai suoi di rifiatare. Il Benevento rispetto alla primissima parte di match è sicuramente
salito di tono e sta creando più di qualche difficoltà agli uomini di Cioffi, che restano in vantaggio per 2-1. D'Attilio, Bongiovanni, D'Attilio, la triangolazione si chiude, ci prova Crisci, ignorato numero 4 Torisco sulla destra, Torisco in possesso palla, Cozzolino, è in fuorigioco, tutto inutile. Capitano biancoverde si è ritrovato al di là di tutti, prontamente segnalata la posizione di fuorigioco a Cozzolino, calcio di punizione per il Benevento. Piscitelli, Fusco, Crudo, palla sulla destra per Iodice, lo affianca sulla destra e riceve Quattrocchi che prova a superare Dragone, resta in possesso palla Quattrocchi, Iodice, ecco Brignola, Donnarumma, il lob in area, palla ancora respinta, D'Attilio, c'è gioco pericoloso ai suoi danni, calcio di punizione per l'Avellino. 38esimo al nostro cronometro, Avellino 2, Benevento 1. Arcile e Lucignano avevano portato i padroni di casa sul 2-0, ha dimezzato lo svantaggio Brignola per il Benevento. Arciello, la spinta giudicata regolare a Iodice, ancora Arciello che entra in area, ecco il numero 10, la sottrae a basso, lo spiovente, l'uscita di Piscitelli su Lucignano, lascia correre il direttore di gara, intercetta D'Attilio per l'Avellino. Ancora D'Attilio, palla per Arciello, ancora Arciello, palla è uscita, è stato abile Quattrocchi a contenere Arciello stavolta, rimessa dal fondo per la formazione ospite, Piscitelli, ecco Rutiens, ancora Piscitelli, Fusco, Piscitelli, disimpegno laborioso del Benevento, allontana Sparandeo, incoga la sfera Rescigno, in suo aiuto c'è Sgambati, messo giù in maniera plateale numero 7 Crisci, rischia il giallo capitan Sparandeo, richiamo verbale nei suoi confronti, prova a spiegare le sue ragioni Sparandeo al direttore di gara, si rialza Crisci, perlomeno accenna a rialzarsi, eccolo in piedi numero 7 dell'Avellino, ancora claudicante, ecco la battuta del calcio piazzato, osservo tocco di testa di Lucignano, ecco Arciello sulla sinistra, vediamo se si accende il fantasista biancoverde, cross in area, c'è fallo commesso da Cozzolino che ha praticamente atterrato l'avversario nello slancio, giusta la segnalazione della scorrettezza da parte dell'arbitro e dunque calcio di punizione per la formazione sannita. 41esimo, ci avviciniamo all'intervallo, una serie di rimpalli, di batti e ribatti, alla fine c'è Crudo per il Benevento a portare palla, ancora Crudo, Brignola, sistemata la difesa biancoverde, Mincione, Crudo è spostato sulla destra, ancora Crudo, cross con calma allontana Sgambati che con facilità ha intercettato il cross di Crudo. Piscitelli, riparte il Benevento con Fusco, Crudo, Quattrocchi, riceve ancora sulla destra Iodice,
unico ammonito del match sinora. Ancora Iodic, la palla gli viene sottratta da Dattilio. Arciello naviga sull'auto di sinistra, ancora Arciello, non lo molla a Quattrocchi, litiga col pallone Arciello, rimessa laterale per, anzi rimessa dal fondo per il Benevento. Problemi anche per Piscitelli, seconda sostituzione per il Benevento, stavolta l'estremo difensore giallorosso, l'alzare bandiera bianca. 42esimo, secondo cambio forzato per il Benevento. Al suo posto l'estremo difensore di riserva Cioce. Cioce, classe 1999. Già due le sostituzioni per il Benevento. Non si tratta di scelte tecniche. Lucignano. Dattilio. Ancora palla per Lucignano, l'autore del momentaneo 2-0. Ora Brignola. Scatta il fantasista giallorosso. Si allunga il pallone. Intervento in scivolata di Sgambati. Dragone. Ancora Arciello. Dai vai con Dragone. Nulla di fatto. Calcio di punizione per il Benevento. Fuorigioco Dragone. Fusco. 43esimo. Due minuti, poi eventuale recupero. Brignola. Sparandeo. Rimessa Irpina. Indicazioni di Cioffi all'indirizzo dei suoi ragazzi. Di testa Sparandeo. Donnarumma lotta. Viene fermato Donnarumma. Crisci. Giù. Tutto regolare. Riparte il Benevento con Brignola, riceve il numero 11 Pinto, il destro di Pinto, la deviazione di K che si è tuffato sul palo destro e ha deviato in corner, tiro dalla bandierina per il Benevento quando il nostro cronometro è scoccato il 45esimo. Crudo, ancora Benevento. Cozzolino che ha spinto la sfera. Sparandeo. Insiste il Benevento. Iudice a denti stretti l'Avellino. Allontana Sgambati per l'ennesima volta. Di testa poi Sparandeo a servire il neo entrate Cioce. Ancora Sparandeo. Cioce. Stavolta non può toccarla. Non può afferrare il pallone con le mani. Rutiens. Fusco. Alza la testa Fusco. Alla fine serve Sparandeo che erra. Prova a ripartire l'Avellino. Lucignano toccato duro. Capitan Cozzolino. Calcio di punizione per l'Avellino. Allarga le braccia del mister beneventano Ignoffa all'indirizzo dei suoi. Sicuramente l'ex calciatore dell'Avellino non sarà rimasto contento della prima mezz'ora dei suoi ragazzi, poi nella seconda parte della prima frazione il Benevento è cresciuto di tono trovando il gol con Brignola, ma rendendosi sicuramente più intraprendente, più pericoloso. Con le mani Dragone, Arciello, si resta nella metà campo beneventana. L'Avellino punta ad andare a riposo in vantaggio. Arciello difende palla, duplice fischio del signor Natilla. Dunque siamo all'intervallo, Avellino e Benevento
chiudono nel primo tempo sul 2-1 per gli Irpini. A risentirci per il commento dei secondi 45 minuti. Sportivi alla visione, ancora immagine al campo sportivo Posto di Prato La Sera, sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Benevento, match valido per il 12° turno del campionato nazionale Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti. L'Avellino sta conducendo per 2-1 sui cugini Sanniti grazie alle reti di Arciello e Lucignano. Poi c'è stato il gol di Brignola per i beneventani che ha riaperto il match. Il secondo tempo è iniziato da qualche secondo nel corso della seconda frazione. La squadra padrona di casa, l'Avellino, attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Giornata freddissima quest'oggi a Prato La Sera. Il primo tempo è stato avvincente, quindi chi è presente sugli spalti del campo sportivo Posto non potrà dire di essersi solo infreddolito. Ripartiamo con la lettura delle distinte. L'Avellino che schiera K tra i pali numero 1, intanto dalla distanza ci prova D'Attilio, conclusione innocua. Cioce che è subentrato al titolare Piscitelli in corso di match, ha bloccato con facilità. Allora, l'Avellino, K tra i pali numero 1, 2 Rescigno, 3 Dagone, 4 Todisco, 5 Bongiovanni, 6 Sgambati, 7 Crisci, 8 D'Attilio, 9 Lucignano, 10 Arciello, 11 Cozzolino. In panchina Yusufi, Esposito, Perna, Krivka, Caruso, Federico, D'Acunzo, Pizzi, Paudice, Miranda, Branchi, Saccavino. Allenatore signor Renato Cioffi. Seguiamo questa azione dell'Avellino. Bongiovanni, ancora Bongiovanni che porta palla di punta, riesce a servire Cozzolino, il cross in pinaria, prova a staccare Lucignano che però non trova il pallone nella torsione di testa Pinto per il Benevento. Alla fine serve l'avversario Dragone, rilancio di Dragone, Gutienz allontana, ancora Avellino con Dragone, Arciello, D'Attilio. Hanno dialogato molto i due nel corso del primo tempo. Ancora Arciello, alle calcagna Rutienz. Va giù il numero 10 biancoverde. Tutto regolare per l'arbitro. Riparte il Benevento, crudo. Temporeggio crudo. Ora accelera. La rabona di Crudo a disorientare due avversari. Alla fine conquista un calcio d'angolo il numero 8 beneventano. Benevento che nel corso del primo tempo ha dovuto effettuare due sostituzioni per infortunio. Passiamo subito a rileggervi la distinta dei Sanniti. E allora, tra i pali gioca Cioce che è subentrato a Piscitelli alla fine del primo tempo. Poi Iodice numero 2, 3 Sparandeo, 4 Donnarumma, 5 Rutienz, 6 Fusco, 7 Mincione, 8 Crudo. Il numero 9 era Filogamo, sostituito al 17° da Quattrocchi. Maglia numero 20, 10 Brignola, 11 Pinto. In panchina Martone, Cesarano, Caiazzo, Maisto, Volpicelli, Saccone, Sorgente, Ronga, Casaburi e Lama. A lei nel signor Giovanni Gnoffo. Brignola in aria, l'uscita di K che salva la propria porta. Non è finita, ancora Benevento. Il tentativo di rovesciata di Pinto e palla al lato. Occasionissima per il Benevento. Ancora pericoloso Brignola che si è lasciato ipnotizzare da K nell'uscita. Poi sullo spiovente, la strada che si è alzata al campanile, ha provato il colpo in acrobazia, Pinto e palla al lato. Benevento subito pericoloso in avvio di ripresa. Tutto questo al quarto del secondo tempo con l'Avellino che mantiene il vantaggio di 2-1 sul Benevento. Avvio di partita tutto di marca avellinese, con due reti, almeno un paio di nitide occasioni sciupate. Poi allo scoccare della mezz'ora
il ritorno del Benevento che ha dirottato il match sui binari dell'equilibrio. Ancora Mincione per i Sanniti, adesso Crudo, accelera Crudo, la conclusione di sinistro, palla altissima a colpire a mo' di flipper almeno 3-4 automobili parcheggiate all'esterno del rettangolo di gioco di Prato La Serra. Ci sono due palloni in campo. L'arbitro Natilla richiama K. È stato avvertito K, la prossima scatta il giallo. L'arbitro è il signor Fabio Natilla, appartenente alla sezione di Molfetta, coadiuvato da Pierluigi Mazzei di Brindisi e Gianluigi Di Stefano di Brindisi. Sparandeo, il pressing di Cozzolino, Lucignano, va giù Cozzolino, sarà ammonito Sparandeo che ha impedito lo scatto del capitano biancoverde. Aveva già rischiato il giallo Sparandeo nel corso del primo tempo, stavolta non l'ha fatta franca il numero 3 di Ignoffo. Calcio di punizione per l'Avellino. Sesto della ripresa. Avellino 2, Benevento 1. Questo derby campano del girone B del campionato nazionale primavera. Il fanalino di coda Avellino sfida il Benevento penultimo. È pronto Dragoni a battere il calcio di punizione. La battuta di sinistro, la traiettoria arcuata, lascia scorrere Cioce sul fondo. L'estremo difensore Sannita ha battezzato fuori il pallone calciato da Dragone. Cioce che, ripetiamolo, è subentrato all'infortunato Piscitelli al 42esimo del primo tempo. Ancora Avellino, Dattilio, rimessa laterale per i biancoverdi. Dragone con le mani, Dattilio si districa bene, appoggio per Cozzolino, si sovrappone sulla destra Todisco, ignorato. Cozzolino preferisce la soluzione Arciello. Palla che sfida da quattro occhi, si accontenta della rimessa laterale Arciello. Avellino che rimane in zona d'attacco. Con le mani andrà Dragone e dunque nessun cambio sinora per Cioffi. Con le mani Dragone, palla in aria, Arciello ci prova di destro. Palla spedita addirittura in foul laterale, conclusione alquanto imprecisa, un fatto insolito questo per Arciello. Una rete di pregevole fattura ha sbloccato lo 0-0 nel corso di questo derby. E di reti di pregevole fattura Arciello ce ne ha regalate più di una. Viene fermato da Attilio, Donnarumma per il Benevento, ora Brignola che si illumina, lo scatto di Brignola, difende palla il beneventano, è quasi incontenibile, poi esausto, non ha la lucidità necessaria per servire un compagno appostato. Ma ancora Brignola per il Benevento, rovesciata a mettere in moto Mincione, riesce a crossare Mincione, se la cava K in qualche modo. Dragone anticipa in maniera provvidenziale Crudo, non molla il Benevento, Avellino ancora costretto sulla difensiva.
si lotta nei pressi della bandierina del corner, va giù. Quattro occhi accerchiato dagli avversari. Lucignano fila via ad un avversario, porta palla Lucignano, è costretto ad accentrarsi. Cozzolino non riesce a prevenire sul pallone anticipato da Sparandeo. Palla ancora per il capitano Beneventano. Si allunga il pallone Sparandeo, l'intervento di Bongiovanni è pulito sul capitano giallorosso, sbaglia pure Cozzolino. Ora Pinto per i Sanniti, l'anticipo di D'Attilio. Cozzolino, D'Attilio prova a pescare Arciello, tentativo fallito perché Iodice ha capito tutto, ha rimesso in moto i suoi. Lo scatto di Crudo, è in vantaggio Rescigno. A Blanca K con le mani. La panchina beneventana invocava intervento contrario al regolamento di K. Il difensore Rescigno ha rischiato di concedere agli avversari un calcio di punizione in area. Gioco interrotto per fallo su Cozzolino, deve stare attento Sparandeo essendo già ammonito. Calcio di punizione per l'Avellino, undicesimo del secondo tempo. Avellino sempre in vantaggio per 2-1. La battuta di Rescigno, la presa di Cioce, dominus dell'area. Rischia il Benevento, rimedia in qualche modo Cioce, che di certo non le manda a dire al compagno. Passaggio di Gutienz troppo morbido, stava per approfittare l'Avellino. Un mezzo pasticcio della retroguardia giallorossa. Se la cava il Benevento, il dribbling di Pinto, alla fine viene fermato il numero 11 giallorosso, ecco Cozzolino, intervento in chiusura di Donnarumma, rimessa laterale per l'Avellino e punto Todisco, maglia numero 4 con le mani. Allontana Sparandeo, Bongiovanni per l'Avellino, non riesce a proseguire con la sfera. Todisco, Cozzolino, ancora Cozzolino, il cross del capitano biancoverde, attenta la difesa beneventana in questa circostanza. Pinto, la finta di corpo a disorientare il numero 2 Rescigno, avanza Donnarumma, porta palla Donnarumma, la verticalizzazione per attenzione al Benevento con Brignola che trova il gol del 2-2. Manovra letale dei beneventani sull'asse Pinto, Crudo, Brignola e il Benevento completa la rimonta 2-2 ora a Prato la Serra. Ha raddoppiato per i Sanniti Brignola, la doppietta del numero 10 giallorosso e match nuovamente in parità 2-2 ora tra Avellino e Benevento. Benevento che in questo momento lascia l'ultima posizione in classifica, Avellino che diventa fanalino di coda e mantiene, se così possiamo dire, la leadership regionale del girone B, quanto possa contare in questo momento. Però ora 2-2, siamo nuovamente in parità, l'Avellino si è fatto rimontare il doppio vantaggio. Il match dopo le reti nel giro di 50 secondi di Arcile Lucignano sembrava in discesa, il ritorno del Benevento che ha dapprima accorciato le distanze con Brignola e poi con Brignola ha trovato il gol del 2-2 ed è una mezz'ora finale tutta da seguire. E non dimentichiamo che il Benevento nel corso di questa prima parte di campionato ha compiuto l'impresa di battere in casa la Juventus per 2-0. Crudo,
anche se la classifica sembrerebbe smentire. Arciello va giù, sarà ammonito per simulazione, anzi no, ammonito il calciatore beneventano Rutiens. Dicevamo, la classifica che appare bugiarda, quella del Benevento. Sembrava che Arciello fosse stato ammonito per simulazione, invece il tocco falloso c'è stato, non si è affatto tuffato Luciano Arciello. Calcio di punizione per l'Avellino, siamo al quarto d'ora di gioco della ripresa, parità tra Avellino e Benevento. Ora la squadra di casa prova a riportarsi in vantaggio, sarà lo stesso Arciello a battere il calcio di punizione. Rutiens è il secondo calciatore ammonito, anzi il terzo, tutti i beneventani. Rutiens, Sparandeo, Iodice. Pronto Arciello a battere dalla sinistra, due uomini in barriera sistemati da Cioce, parte Arciello, conclusione respinta dal muro eretto dal portiere beneventano. Ancora Arciello che perde palla, riparte il Benevento con Donnarumma, deve rientrare l'Avellino. Crudo, gioco di gambe di Crudo, intervento di Todisco, palla spedita in fallo laterale, messa con le mani per i beneventani. Brignola, ancora Brignola, autore di una doppietta. Ci sarà rimessa laterale per gli Irpini, che hanno dilapidato il doppio vantaggio. 2-2 ora a Prato La Serra. Cozzolino, arresta di petto. Lucignano, Todisco, ancora Todisco. Porta palla Todisco, voluto crossare, ha guadagnato una rimessa laterale. Palla fuori dall'area di rigore, Todisco lotta, va giù Cozzolino. Appoggio per Crisci, gli passa davanti i quattr'occhi, spedisce il pallone in fallo laterale. Ora la squadra di Cioffi prova a premere, a caccia di un nuovo vantaggio la squadra di casa. D'Attilio, Rutiens, il rimpallo lo sfavorisce, D'Attilio, Arciello in aria, la respinta di Cioce, ma c'è fuori gioco. 18esimo, 2-2 a Prato La Serra. La doppietta del beneventano Brignola ha annullato il doppio vantaggio bianco-verde. Il programma della 12esima giornata prevede Pescara Juventus, Avellino Benevento, Torino Udinese, Empoli Bari, Carpi Cittadella, Sassuolo Provercelli, Ascoli Chievo Verona. Messa laterale per l'Avellino, Crisci, Cozzolino, Todisco, il cross di Todisco. Viene anticipato Bongiovanni, ora Donnarumma. Il break della squadra beneventana, Brignola, chiede palla a Donnarumma. Brignola entra in aria, poi serve Iodice sulla destra. Rimessa laterale per il Benevento. Capovolgimento di fronte. 19esimo. Temperatura che si mantiene rigida qui a Prato La Serra.
la corsa di Cozzolino. C'è del testimone a Todisco. Si accentra Todisco dopo aver dribblato Quattrocchi. Erra Todisco. Allarga le braccia sconsolato Arciello. Non è in posizione regolare Pinto. Calcio di punizione per l'Avellino. Ecco Crisci. Il gioco deve essere, il pallone deve essere arrestato. Calcio di punizione per la formazione biancoverde. È pronto Rescigno a battere di destro. Appoggio per Sgambati. Ora Dragone. Arciello. Ha servito con la coda dell'occhio Cozzolino. Sparandeo ha capito tutto poi. Lucignano non riesce ad effettuare il pallonetto che avrebbe sorpreso Cioce fuori dai pali. Astuta l'idea di Arciello nel pescare con la coda dell'occhio Cozzolino. Anticipato davvero di un soffio da Sparandeo. Fa davvero freddo qui a Prato della Serra, abbiamo anche difficoltà a volte a pronunciare le parole. Avanza il Benevento, Fusco, Rutiens, lancia in avanti, titubante Rutiens, impaurito dalla presenza nei paraggi di Dattilio. Ecco Bongiovanni, Dragone, Arciello, Donnarumma lo ha neutralizzato. Arciello però per un attimo va a riconquistare il pallone e conquista anche una rimessa laterale in zona d'attacco. Dragone. La palla in aria, il tocco sotto misura di Crisci. Che occasione ha fallito Crisci. Davvero un peccato per il numero 7 biancoverde, che ha calciato comodamente, non riesce a darsi pace Crisci. A tu per tu con Cioce. Ha incredibilmente sbagliato la conclusione, non trovando lo specchio della porta. Occasione gol per l'Avellino, che ha avuto l'opportunità di riportarsi in vantaggio. Insiste la formazione di Cioffi. Dragone. Cozzolino è in fuorigioco. Calcio di punizione per il Benevento, occasionissima per Crisci. Dunque si rimane sul 2-2. Con le mani è pronto Todisco. Anticipo di Sparandeo su Crisci. Blocca K. Riparte Dragone. Quasi incespica, dando il via libera all'avversario. Todisco, colto in controtempo Crisci. Sparandeo, Donnarumma, Mincione, porta palla Mincione, vuole lo scatto di Brignola. La palla si mantiene buona, alla fine ci sarà rimessa dal fondo per l'Avellino. Brignola non è riuscito a seminare Dragone, che lo ha inseguito sin nei pressi della bandierina. Rimessa dunque per K, 24esimo al nostro cronometro. 2-2 tra Avellino e Benevento. Il lancio di Sgambati. Rutiens allontana. Lotta Pinto,
Alla fine il fallo è suo. Cozzolino erra. Inizia ad affiorare un po' di stanchezza tra i 22 in campo. Cozzolino riesce a recuperare il pallone. Avanza il capitano biancoverde. Appoggio per Crisci. D'Attilio. S'addormenta D'Attilio, pensa troppo. Rimedia recuperando il pallone, ma commette fallo su Donnarumma. Calcio di punizione per il Benevento. Il prossimo turno prevede Juventus-Empoli, Provercelli-Pescara, Udinese-Sassuolo, Bari-Avellino, Benevento-Ascoli, Chievo-Verona-Carpi, Cittadella-Torino. Ed il turno con cui si chiuderà il girone d'andata. La conclusione dalla distanza e la rete da applausi. Siglata dal numero 8, Crudo, che va ad abbracciare Cioce per il 3-2 del Benevento. La rete del sorpasso dei Sanniti. Al 25esimo, Crudo, con la palla indirizzata nel 7, fa freddo K e porta il Benevento in vantaggio. Ribaltone a Prato la Serra. La formazione sannita si è portata avanti nel punteggio. Ora l'Avellino è sotto. Avellino 2, Benevento 3. Buon Giovanni. D'Attilio. Altra rete di pregevole fattura quest'oggi a Prato la Serra. Sbagliato disco. Non deve arrendersi l'Avellino. Peccato per il doppio vantaggio. Il ritorno del Benevento. Ora la formazione di Ignoffo sta conducendo per 3-2. Dopo essere stata sotto per 2-0. Mincione. Rimessa laterale per il Benevento. Pinto. Rimessa con le mani per la formazione di casa. E pronto Todisco. Cozzolino. Rescigno. K. Nulla ha potuto sulla conclusione imparabile di Crudo. Cioce, con tutta calma, ora è il Benevento ad avere l'interesse a far trascorrere secondi preziosi. È pronto al rilancio estremo difensore di Ignoffo. Lascia scorrere Rescigno a Branca K, che va a rilancio. Il palleggio di Cozzolino. Todisco viene strattonato irregolarmente. Todisco. Calcio di punizione per i biancoverdi, che ora sono sotto nel punteggio, hanno subito la rimonta dei cugini beneventani. È pronto Bongiovanni. Avellino a caccia del gol del pareggio. Sarà Dragone a battere il calcio di punizione. Intanto per il Benevento si profila un altro cambio. Battuta di Dragone, provato a rimetterla in area Sgambati, anche se il numero 6 è terminato in posizione irregolare. Esce Quattrocchi per il Benevento, che era subentrato a Filogamo al 17esimo del primo tempo. Problemi forse anche per Quattrocchi, che lascia che tangolo di gioco leggermente claudicante.
terza sostituzione effettuata da Ignoffo. Vediamo chi è il calciatore che sostituirà Quattrocchi. E il numero 17, Volpicelli. La battuta di Cioce, che è riuscito sinora a mantenere la sua porta inviolata. Ancora Avellino. Lo scatto di Arciello. Si porta la palla sul destro, Arciello prova a superare Gutiens, va giù ed è calcio di rigore per l'Avellino. Fallo di Gutiens su Arciello. Non ha avuto alcuna esitazione il direttore di gara ad indicare il dischetto. Calcio di rigore per l'Avellino, che ha l'opportunità ora di pareggiare i conti. Attenzione perché Gutiens è già ammonito. Calcio di rigore per l'Avellino ora. Altra emozione di questo derby. Dovrebbe essere Capitan Cozzolino a battere dagli 11 metri. O Dragone, vedremo. Sarà Dragone il numero 3 a battere dagli 11 metri. Dunque duello Dragone-Cioce, 31esimo, 3-2 per il Benevento, che sta espugnando il posto di Prato La Serra. Ma ora l'opportunità è per l'Avellino, che può riportarsi in parità. La rincorsa non lunghissima di Dragone. Sentite il fischio del direttore di gara. Parte Dragone, rete, spiazzato Cioce, parità nuovamente, 3-3. Dragone al 31esimo, sigla il calcio di rigore che regala la parità all'Avellino nel derby contro il Benevento. Esecuzione impeccabile, nulla da fare per Cioce. E adesso ci aspetta un emozionante, palpitante, avvincente finale di partita. Siamo sul 3-3. Il derby non ha tradito le attese, nonostante la classifica non sorrida troppo ad entrambe le formazioni. Si affrontano di fatto l'ultima, l'Avellino, ed una delle penultime, il Benevento, l'altra è l'Ascoli. Per questa classifica che alla vigilia di questa giornata recita così: in testa la Juventus con 25 punti, Verona e Torino 24, Chievo Verona e Torino 24, Sassuolo 22, Udinese 20, Empoli 18, Bari 16, Cittadella 12, Carpi e Provercelli 11, Pescara 10, Ascoli e Benevento 8, Avellino 7. La rovesciata di Lucignano. Gutiens. Va giù Pinto, il fallo è di Bongiovanni, calcio di punizione per il Benevento. Volpicelli, porta palla Volpicelli, ci fanno dalla distanza, palla sul fondo. K si è tuffato ma non l'ha toccata. Rimessa dal fondo per l'estremo difensore biancoverde, che ha tremato sulla conclusione dalla distanza appena scoccata. Il rilancio di K viene fermato irregolarmente. Cozzolino, piazzato per l'Avellino, che ha ritrovato entusiasmo dopo il gol del 3-3. Il calcio di rigore di Dragone
ha riequilibrato il punteggio. Benevento, dopo essere stato sotto 2-0, era riuscito a rimontare, portandosi addirittura in vantaggio. Occhio alla presa di Cioce, che è costretto a deviare in corner, non altissimo Cioce. Ciò che riguarda appunto la statura, non ha voluto rischiare la presa l'estremo difensore beneventano e ha preferito rifugiarsi in corner per evitare guai peggiori. Tiro d'angolo per l'Avellino. La battuta di Arcilo è bassa. Palla che resta in aria, D'Attilio non la trova. Alla fine riparte, o perlomeno ci prova il Benevento. Dragone la ricaccia in avanti. Ecco Rutiens a intercettare D'Attilio. Lucignano, Cozzolino vuole rientrare col sinistro. Ecco Bongiovanni dalla distanza, palla che spinta. Sparandeo. Semina Crisci, lo ferma Bongiovanni, avanza Crisci, Lucignano, atterrato Donnarumma, calcio di punizione per il Benevento. Ora è il pubblico di Fede Avellinese ad infermarsi. Occhio però alla discesa di Crudo, ancora Crudo, viene fermato Crudo. Adesso la partita è bellissima perché le squadre si sono allungate. Ecco Arciello affrontato da Iodice. Arciello, conclusione smorzata. Sparandeo allontana. Crisci, ancora Avellino. Arciello che lascia la sfera ad un compagno, anticipato di un soffio Lucignano. Ancora Arciello. Dragone, ancora Dragone, cede a Bongiovanni, alza la testa, vuole la conclusione. Calcio di sinistro e palla alta. 36esimo. Sono quasi saltati gli schemi. In compenso però ne beneficia lo spettacolo. Se non altro ciò che vediamo in campo attenua un po' il freddo che si percepisce quest'oggi a Prato La Serra. 37esimo. 3-3 sul sintetico di Prato La Serra. Indicazioni di Cioffi e i suoi per questi ultimi minuti di partita. Avellino che se non altro vuole evitare che il Benevento riesca a prevalere nel derby. Calcio di punizione intanto per la Strega. Mincione, Fusco, Rutiens, Fusco, Volpicelli, Crudo, Volpicelli, Dragone per l'Avellino di interrompere la trama, Rutiens, Volpicelli, Crudo, fraseggi nello stretto per il Benevento. Occhio a Volpicelli, il cross in aria, prova a staccare Pinto, palla irraggiungibile per lui. C'è stato il tocco di Todisco ad allungare il pallone, rimessa laterale per il Benevento. Con le mani Sparandeo, Volpicelli. C'è un tocco bianco-verde, rimessa laterale per il Benevento. Pronto Sparandeo con le mani. La battuta di Sparandeo, palla in aria, svetta Rescigno, svetta pure Cozzolino, Sparandeo, ora diventa insistita l'azione della squadra allenata da Ignoffo, la presa di Cappa, appoggio subitaneo per Dragone, lancio in avanti, intercetta Iodice, messo fuori causa Arciello, rimessa laterale Sannita, Brignola, tocco non perfetto, rimessa laterale che stavolta sarà da appannaggio della squadra ospitante. Bongiovanni, Lucignano,
da terra non riesce però a servire Arciello. Riparte il Benevento, Donnarumma, Brignola, cede la palla a Volpicelli, il cross di Volpicelli, palla in aria, lo spiovente, sarà calcio d'angolo per il Benevento, il colpo di testa di Rescigno non ha consentito a Cappa di evitare il corner. Dunque tiro dalla bandierina per il Benevento al 39esimo della ripresa, 3-3 a Prato La Serra. La battuta di Volpicelli, la palla in aria, va giù un beneventano, non ci sono proteste dei sanniti, si continua a giocare. Sparandeo, altro spiovente, il fallo è di Rutiens ai danni di Sgambati, calcio di punizione per l'Avellino. Invita i suoi a salire K, non è un granché il rinvio del portiere biancoverde, ma c'è Dragone per l'Avellino. Lucignano, la sfera che è preda di Crudo, Todisco intercetta il pallone lanciato in avanti da Fusco, ancora Avellino, ecco Crisci, ha un po' di spazio Crisci, l'appoggio per D'Attilio che finisce con l'allungarsi il pallone, mette in moto il Benevento, Donnarumma, ha una partita davanti a sé Donnarumma, serve nel fondo il numero 11, Pinto, che riesce a beffare K con un diagonale perfetto. Il Benevento ritorna in vantaggio al 41esimo. Pinto fa poker per i suoi. Azione da manuale, quella dei beneventani. Avellino si è fatta infilare in contropiede. Pinto fa 4-3. Esultanza dei tifosi beneventani in tribuna. Avellino nuovamente colpito. Il tocco da biliardo di Pinto, nulla da fare per K. La squadra giallorossa affonda come una lama nel burro. Benevento nuovamente avanti ora, 4-3. È pronto a fare il suo ingresso in campo Pizzi al posto di D'Attilio. Diagonale preciso di Pinto, palla indirizzata nell'angolo più lontano, nulla da fare per K e il Benevento ritrova il vantaggio. Avellino nuovamente chiamato a ritrovare il pareggio. Dragone, Pizzi, Bongiovanni, Arciello non riesce a controllare la sfera. 4-3 per i giallorossi, 43esimo, 2 minuti al 90esimo, è in posizione irregolare Arciello sulla sponda di Lucignano. Si è lasciato trovare impreparato l'Avellino sulla ripartenza di Donnarumma. La sfera è pervenuta a Pinto, che col destro ha incrociato alla perfezione, non lasciando scampo a K per il 4-3 del Benevento. Match ricco di colpi di scena, il doppio vantaggio biancoverde maturato nel primo tempo, la rimonta beneventana. Il sorpasso giallorosso con una rete bellissima di Crudo aveva pareggiato l'Avellino, il Benevento senza batter ciglio si è riportato in avanti. Ora vedremo se in questi minuti finali la formazione di Cioffi
avrà la forza di recuperare il risultato. Si lotta nei pressi della panchina sannita, alla fine c'è rimessa laterale per la formazione ospite. Ecco Pinto, intervento di Dragone su di lui. Altra rimessa per la Strega, che può guadagnare secondi preziosi. Guadagna un calcio di punizione Pinto, strattonato in maniera netta dall'avversario. Calcio di punizione per il Benevento, che riesce a mantenere lontano dalla propria metà campo l'Avellino. La squadra di Ignoffo sta per firmare il blitz a Pratola Serra. La perla della squadra giallorossa è sicuramente la vittoria interna ottenuta contro la Juventus di Fabio Grosso nel corso di questo girone d'andata che sta per concludersi, che sta per andare in archivio. Una giornata memorabile per tutto il calcio sannita sicuramente. Con la battuta del calcio di punizione si lotta nei pressi della bandierina la capabilità di Brignola, e alla fine il numero 10 guadagna un calcio d'angolo. 2 delle 4 reti beneventane portano la sua firma. Donnarumma entra in aria, appoggio per Pinto, che di destro sfiora la quinta segnatura per la sua squadra e la doppietta. Il rilancio di K è corto però. Bongiovanni palla in avanti, può arrivarci Pizzi, c'è Cozzolino, Todisco, assalti bianco-verdi, ancora Todisco, rimessa dal fondo. Azione di disturbo efficace di Crudo, l'ultimo tocco e dell'Irpino. Altri secondi che se ne vanno, male per l'Avellino, bene per il Benevento. 47esimo, siamo già nel recupero. Il Pronto Cioce da andare al rilancio. Testa Cozzolino, ancora Cozzolino, Pizzi prova a sfruttare il rimpallo, all'indietro per Cozzolino, il cross del capitano, palla in aria, Todisco, anticipato di un soffio Crisci. Altre emozioni nel corso di questo derby, riparte di gran carriera Brignola, accelera il numero 10 giallorosso, ancora Brignola che porta palla. Il campo è finito, però riesce a crossare, ma K fa su il pallone, una scaramucce con Volpicelli. Calcio di punizione per la formazione di casa, che ha dalla sua un'altra opportunità. Non c'è più tempo, triplice fischio, il Benevento espugna il campo posto di Pratola Serra per 4 reti a 3. Derby avvincente in Irpinia, le squadre ci hanno regalato una partita emozionante. Il Benevento la porta a casa d'astuzia, l'Avellino forse meritava qualcosa di più per quanto fatto vedere in campo. Il vetro del campo però dice che il Benevento è vittorioso nel derby regionale a Pratola Serra per 4 reti a 3. Da parte mia è tutto, Mimmo Ascolesi al commento, Alfonso Iannone alle telecamere, a risentirci ai prossimi eventi calcistici di Avellino TV.